La bara della regina è arrivata a Buckingham Palace in una piovosa serata londinese, dopo essersi lasciata alle spalle il sole della Scozia. Ma il corpo della defunta sovrana non rimarrà lì a lungo. Alle 14.22 di oggi, nel Regno Unito, un corteo comprendente il re e i membri della famiglia reale partirà per Westminster Hall per arrivarvi alle 15. La regina vi resterà per 4 giorni interi. In precedenza la principessa Anna aveva accompagnato la bara da Edimburgo. La principessa Anna è stata al fianco di sua madre dalla sua morte e martedì ha rilasciato una dichiarazione. Ho avuto la fortuna di condividere le ultime 24 ore della vita della mia carissima mamma. È stato un onore e un privilegio accompagnarla nei suoi ultimi viaggi. Testimoniare l'amore e il rispetto mostrati da così tante persone in questi viaggi è stato sia entusiasmante che edificante. Re Carlo e Camilla, la regina consorte che ora si trovano a Londra, hanno precedentemente visitato l'Irlanda del Nord come parte di un tour del Regno Unito del nuovo monarca. Hanno incontrato i leader politici, partecipato a una funzione nella cattedrale di Sant'Anna e salutato la folla. Sono molto orgogliosa di essere qui e spero di poter vedere Re Carlo, portare avanti la questione dell'Irlanda del Nord, raggiungere una situazione in cui possiamo avere la pace in queste zone per le generazioni future. Ho avuto modo di stringergli la mano e sono stato in grado di dargli una sciarpa della mia associazione. Si è avvicinato alla persona successiva e poi è stato molto amichevole. Londra si sta preparando a centinaia di migliaia di visitatori nei prossimi giorni, che culmineranno con i funerali di Stato lunedì.